5 motivi per i quali non stai perdendo peso. Con questo inauguro una serie di 4 video nei quali elencherò 5 motivi perché probabilmente anche se sei a dieta non stai perdendo peso. Iniziamo. Motivo numero 1. Probabilmente stai dimagrendo senza accorgertene. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ti basi solo sulla bilancia per capire se stai dimagrendo o meno, non avrai mai una reale indicazione di quello che sta succedendo veramente nel tuo organismo, perché è possibile dimagrire senza perdere peso. Dimagrire vuol dire perdere grasso, non perdere peso. E se per esempio ti stai allenando, è probabile che tu stia mettendo anche del muscolo, si spera almeno. Ecco che la perdita di grasso e l'aumento della massa muscolare possono andare di pari passo e il peso sulla bilancia non varierà, però varierà la tua composizione corporea in meglio, quindi perdendo grasso e mettendo muscolo. È anche possibile che ad una perdita di grasso corrisponda un equivalente aumento dell'acqua. Quindi dimagrisci ma metti più acqua, ecco che il peso anche lì rimane costante ma stai comunque dimagrendo. Come si fa a valutare questa situazione? Allora, servirebbe intanto un professionista con gli strumenti adatti per valutare la composizione corporea, quindi il bioimpedenziometro di grado medico, non la bilancia da 50 euro, quella non serve a niente. Serve un bioimpedenziometro medico che costa svariate migliaia di euro. Ma in realtà basterebbe guardarsi allo specchio, si vede se si sta dimagrendo, i vestiti ci stanno più larghi, anche se il peso sulla bilancia non ci dà la soddisfazione che vorremmo, i vestiti invece sì. Ecco che se i vestiti ci stanno più morbidi addosso, mettiamo i pantaloni che non mettevamo da mesi o addirittura da anni, e la bilancia però non varia, io dico un bel chi se ne frega, non ha importanza, il peso sulla bilancia è solo un numero che dà ansia, quindi non guardate il peso sulla bilancia e concentratevi su altro. Motivo numero 2. Anche se sei a dieta e non sei seguito da nessuno, pensi di fare le cose per bene, ma in realtà non lo stai facendo, perché non tieni traccia di quello che mangi, probabilmente mangi più di quanto pensi o più di quanto dovresti. Ecco che magari stai tenendo una dieta normocalorica anziché ipocalorica e non perdi peso. Motivo numero 3. Stai mangiando poche proteine rispetto al tuo fabbisogno. Per quanto adesso sia spesso più vero il contrario, ovvero che si mangino troppe proteine rispetto al proprio fabbisogno, alcune persone ne mangiano troppo poche. Ecco che avere un introito proteico troppo basso può in certe situazioni compromettere la perdita di peso. Quindi bisogna mangiare le proteine in maniera adeguata. Qual è la maniera adeguata? Quella varia da persona a persona, quindi il consiglio è sempre quello: fatevi seguire da qualcuno di competente, ovvero un nutrizionista, un dietista o un dietologo. Non affidatevi a nessun altro. Motivo numero 4. Stai mangiando gli alimenti sbagliati. Nell'alimentazione conta la quantità, ma conta anche e soprattutto la qualità degli alimenti. Quindi se stai mangiando magari delle quantità più o meno corrette, ma di scarsa qualità, quindi troppi zuccheri, poca fibra, quindi pochi alimenti integrali, ecco che anche in quel caso il peso potrebbe subire uno stallo. Quindi la bilancia potrebbe non variare e quindi non dare la soddisfazione che cerchiamo. Bisogna correggere la dieta. Motivo numero 5. Non stai bevendo a sufficienza. L'acqua è fondamentale per un milione di motivi diversi. Se beviamo troppo poco, l'organismo va incontro a ritenzione idrica e ad un rallentamento del metabolismo. Quindi in una situazione del genere si aumenta di peso perché c'è ritenzione idrica e il metabolismo è rallentato e quindi si dimagrisce con molta difficoltà. Quindi bisogna bere a sufficienza, almeno il classico litro e mezzo d'acqua al giorno. Di più dipende dalla situazione. Io personalmente arrivo in certe giornate anche ai 5 litri, ma 5 litri vanno bene per me, non vanno bene per altri, quindi diciamo che almeno comunque quel litro e mezzo dovrebbe essere sempre garantito.
Bene, per il momento io mi fermo qui, ti invito come sempre ad iscriverti al canale, a mettere like al video e a farmi le tue domande giù nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre carichi e motivati.